Buonasera, 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 buonasera. Aspettiamo un altro po' che ci raggiungono altre persone, altri spettatori. Mi ha acceso il microfono? Ah, ok. Pensavo stesse su un no, invece stava su on. E alla fine di un'altra dura giornata di lavoro, altre ambulanze, perché comincio a parlare io e partono le ambulanze, come sempre, saranno collegate le due cose probabilmente. Tiè, guarda, me lavo pure le scarpe, guarda. Oddio, finalmente. Ma io non capisco, ma quelli che non giocano ai videogame la sera quando tornano a casa, ma che... Ma già veramente, ma che... Ma... vattene. Ma che fanno nella vita? È la cosa più rilassante del mondo, proprio. Oh, guarda, guarda che bello. Oh, pure la schiena reclinabile. Ho affittato sta casa, cioè questa poltrona mi ha fatto decidere di affittare questa casa, perché ho immaginato proprio tutte le lunghissime sedute di gaming che, sulla quale invece sarei proprio ucciso. Allora, ragazzi, sono le 21:01. No, dai, aspetto 5 minuti, dai. Aspetto 5 minuti perché non ho mai cominciato così puntuale. Dai, 21:05 l'aspetto. Ah, però vedi come viene la gente. 152. Bravi. Adesso interrogo. Ah, ma non è vero che mi aveva cambiato. Che mi aveva cancellato il salvataggio. Allora, saluti anche da...
attimo solo che spengo o telefono, così almeno nessuno mi disturba. Eccoci. Allora, benvenuti. Questa è la quarta puntata di Undertale. Gentilmente concessa da EveryEye e condotta dal sottoscritto. L'ultima volta dove eravamo rimasti, ragazzi? L'ultima volta, guarda, mi sbottono pure i pantaloni. Ah, appena finito di mangiare. Ah, tanto c'è il gatto Brian. Gatto Brian. Il gatto Brian si è accomodato dietro di me. Allora, dicevamo, ragazzi, dove eravamo rimasti? Abbiamo finito la Neutral Run. Abbiamo finito la Neutral Run, quindi la trama principale adesso possiamo tranquillamente dire che è chiara a tutti quelli che ci hanno seguito. Per cui, questo ragazzino cade nel mondo dei mostri. Percorre il mondo dei mostri per cercare di uscire, scopre che il re Asgore aveva un figlio con un amico umano a causa di un disguido, no, non è un semplice disguido perché insomma uno si ammala e muore, l'altro nel tentativo di salvarlo anche lui rimane ucciso, il re perde tutti e due i suoi due figli, per modo di dire, perché uno era umano. E decide che decide di votare la sua vita a accumulare le anime degli umani, ne servono sette, per rompere la barriera col mondo dei mostri. Nella run precedente, appunto, ripeto, ho fatto la neutral, quindi ho avuto un comportamento un po', insomma, era anche un po' blind. Ho avuto un comportamento medio. Ho ucciso alcune volte no, diciamo come mandava. Alla fine della run precedente, però, cosa succede? Succede che Flowey ci chiede, Flowey che è in realtà il vero cattivo della Neutral Run, ci chiede di ricominciare, di provare a non uccidere nessuno, perché è quello che il gioco ti dice. Il gioco fa un'operazione di tipo morale, per cui cerca di far capire al giocatore che non è tanto il vantaggio in game che si ha di uccidere o del non uccidere, ma è proprio il fatto che alcune volte ci si affeziona ai personaggi e vuole dimostrare appunto che è possibile vincere e sopravvivere anche senza uccidere il prossimo, che è un messaggio bellissimo, no? Quindi in questa run, che è la True Pacifist, non solo io cercherò di finire il gioco senza mai uccidere nessuno, ma anche di farmi amici tutti i personaggi secondari. In questo caso, come potete vedere qui, nella run precedente io ci sono riuscito solo con Toriel, Papyrus e Sans. Questa volta cercherò di farli tutti quanti. E a questo punto io dico: "A name has already been chosen. Fossa." Yes. L'inizio è quello che conosciamo tutti, e cioè il ragazzino cade nelle rovine del monte, Monte Ebbot. Te lo ridice così, così se sbagliamo. Sì, effettivamente. Flowey nella run precedente è stato il personaggio più omicida e assassino di tutti. Pensando un po' anche il re temibile, in realtà è un pacioccone alla fine. Buona fortuna. Questa è Toriel. È la moglie del re. Noi sappiamo già che è la moglie del re. In questa run, scusatemi, io spoilererò tutto quanto perché tanto. Cioè, tutto quanto. Non spoilerò nulla di questa run, ma parlerò
di tutti gli eventi in base alla run precedente, quindi la storia la conosciamo già. Ci guida proprio materialmente. Ah, ragazzi, a proposito, ve lo dico, quanti siete? 230? Ascoltatemi, questa è una run che richiede alcuni procedimenti molto precisi. Se sgarri anche di poco, perdi la run, ok? Non puoi più fare la pacifist o la true pacifist, che è quella che... La differenza tra pacifist e true pacifist è che pacifist semplicemente non uccidi nessuno, true pacifist... insomma, ti fai amici anche tutto il cast di personaggi secondari. Se sbaglio qualcosa o rischio di sbagliare qualcosa, scrivetemelo, insultatemi, io ci tengo ad essere insultato, lo sapete. Quindi supportatemi e se sbaglio qualcosa ditemelo. Quindi? Ah, ok, no, io questo puzzle posso non farlo, credo. Skipperò un po', cioè andrò un pochino veloce in questa parte. Questa è la parte, diciamo, di puro tutorial, per cui lei, insomma, ti fa capire come funziona un pochino il mondo di gioco, però è una roba abbastanza semplice, per cui è un sistema di trial and error con degli switch, qui possiamo farlo tranquillamente, posso andare avanti. Ok. Ciao Teo Gamer. Sì, adesso sono costretto a parlare. Perfetto. Ho parlato con un manichino. Questo un pochino insomma, fa capire la tenuta della run. Però in realtà, anche se dovrò parlare semplicemente con i nemici, i combattimenti saranno più difficili. Per adesso saranno più difficili. Muovite. Arriva Toriel, fa brutto ai nemici e loro se ne vanno. Perché lei ci tiene a farci capire che l'atteggiamento giusto per sopravvivere non è quello d'uccidere, no? Lei ci chiede di andare a piedi all'altro lato della stanza e si scusa. Perché... magari sembra brutto. Quanto è lunga sta stanza? Oh.
Di base Toriel tende a farci rimanere nelle rovine perché sa che il re sta cercando una settima anima per rompere per infrangere la barriera. Ah, vedi, quello è l'NPC che... In realtà ci sta chiedendo una cosa abbastanza normale, abbastanza comune. Ci ha detto che se qualcuno non vuole combattere, risparmiatelo. E infatti, dovrò fare così per tutta la run, ma è proprio... È purtroppo... È proprio quello che questa run richiede. Butterscotch. Che poi che vuol dire butterscotch? Qualcuno sa che cosa vuol dire butterscotch? Potrei cercarlo io, ma sono impegnato a giocare ad Undertale. Sì, è cannella. Sì, vedete? Dei piccoli rimandi alla run precedente. Io non ho caricato il salvataggio precedente, ma lui già sa che io avrei scelto cannella, perché alla run prima ho scelto cannella. No, no, tu già me conosci, non è che... lo so. No, non è strano, non è strano, Toriel. Vabbè, ho capito. No, 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 è come mia madre. No, va bene, no, non lo mangio, lo mangio, lo mangio, va bene. Butterscotch e caramello, grazie mille, ordinari best, gentilissimi. Lo mangio il caramello. Thank you for being patient, perfetto. Ok. Abbiamo risparmiato Wimsum. Ci sta preparando la torta. Vediamo se riesco a farla la prima botta questo, eh. Mancia, vabbè. Quanto so forte. Qui posso sperare tutti, perfetto. What there, partner? Who said you could push me around? So you're asking me to move over? Okay, just for you, pumpkin. Questa è la roccia perché c'era un cartello che diceva che tre rocce su quattro tendenzialmente si muovono senza problemi. E beh, invece abbiamo trovato quella un po' rompipalle, va bene. Capito, c'è di sta. Oh, you want me to stay there? You giving me a real walkout. Va bene, va bene, va bene. Ok. Il nostro amico Napstablock, il nostro producer di Spook Music.
Io penso che l'unica cosa che possiamo fare è muoverlo con la forza. In questa run dobbiamo essere incredibilmente bravi. Cioè, non dobbiamo proprio essere gentili con tutti. Bravo, sorriso paziente. E piange lui. Vabbè. Non posso ancora fare gli mercy, però posso flirtarci. No, no, non voglio uccidere. Non è vero poi che non rovina la Pacific Strand. Perché mi dite le bugie per farmi fallire la Pacific Strand? Comunque non lo ucciderei in Upstablock, mi sta troppo simpatico. Capito? Allora lo minaccio. No, non mi fido. Non mi fido, non mi fido. Cioè, oddio, magari è vero, eh. Non, magari è vero che non si viene una Pacific Strand, però io mi ricordo che devo stare troppo attento. Ah! Ok. Un cappello di lacrime, cos'è? Ma quello questo l'ho fatto pure prima. È bellissimo, bellissimo, flirt. È vero o non è vero? È vero o non è come dice Ordinary Bess? È vero o non è vero che se uccidi in Upstablock non rovina la Pacifist? Confermatemelo. Vabbè, mi sono fatto un nuovo amico. Perché dovevo uccidere? Questa run io voglio fare il bravo. Non facciamo. Siamo nel personaggio. Cioè, voglio dire. Bisogna stare nel personaggio. Altrimenti che gioco di ruolo è? Dai. Hello? Allora, vedete, quando parliamo con le verdure, quando parliamo con i nemici, alcune volte loro offriranno addirittura. Perché non lo uccidi effettivamente, però non è tanto bravo. Esattamente, esattamente. Ah, io questa run, io la gioco bene, non voglio uccidere nessuno, soprattutto un Upstablock. Ah, ecco, bravi, meno male che sono tornato indietro. Ah, ma quindi. Ah, quindi devo avere i soldi per pagare. No, allora mi faccio un incontro casuale per avere i soldi per pagare la ciambella. Lì andiamo a comprare una ciambella che poi dovremmo utilizzare con un boss. Intanto. Perfetto. Due gold, ok. Ah, prendo più soldi facendo determinate azioni con un nemico. Grazie, ragazzi. Voi così dovete aiutarmi. Ditemi le. Tanto io sono stupido, lo sapete. Ditemi le cose. Bravi, bravi, ottimo consiglio, grazie.
Ok. E 5 gold, attenzione. Perfetto. Allora, prima cosa che vorrei farvi notare, il gioco è appena diventato leggermente più difficile. Adesso non po', cioè, devo beccarmi almeno un tot di attacchi prima di poter superare un nemico. Non ho punti esperienza, quindi non ho difesa. Non cresce il mio personaggio. Non, ho pochi soldi perché non ricevo tanti soldi non uccidendo i nemici. Quindi ci posso fare solo poche cose. È già un secondo livello di comprensione di gioco rispetto a quella prima. Che devo fare qua? No. Aia. Vabbè. Ok. 3 gold. Mazza. In realtà sto facendo questi giri per racimolare un po' di oggetti di modo che posso poi posso avere una difesa migliore perché insomma ho una difesa bassissima. Tanto ragazzi, qui il discorso sarà quello più che altro di resistere. Fai cura me. E dai. Perfetto. Adesso dovrei già avere difesa 3. Dai, meglio niente. Curame Vegetoid, curame. Vorrei riuscire a non farmi colpire. Ho premuto il pulsante. No, era sopra, dov'era? No, era qui, ok. Oh, adesso c'è il mio puzzle preferito, raga, ditemelo voi, ve prego. Ve prego, ditemelo voi come si fa sto puzzle, tanto mi sbaglio sempre. Contiene vitamina A. Ah! Ah, ho capito, lui fa così su. Ho capito, perfetto, perfetto.
Ok. Non ho capito. Sì, abbastanza sul classico. Siamo abbastanza sul classico, ma è già la quarta puntata. Non ho capito il discorso degli equipaggiamenti di Flowey. In che modo quella fight influenza i miei equipaggiamenti di adesso? We are Legion. Ok. E qual è quello verde, mo? Qual è quello verde? Ditemi qual è quello verde, vi prego. Quello colonna a destra o colonna a sinistra? Dai, senza che provo a farli tutte e due, che sicuro mi pia, dai. Grazie ragazzi, mi avete risparmiato questo strazio, grazie mille. Spublu blu. Un albero nero così, cioè un albero che è una roba nera, non c'ha manco, l'outline quell'albero, vabbè. Sì, mamma, curami. Però voglio andare qui. Che c'è qua? Ah, perfetto, vabbè. Muovendo. Non l'influenza, ma prova a ricordare cosa c'era nelle fasi dello scontro con Flowey. Nelle fasi dello scontro con Flowey c'erano determinati oggetti che ti curavano. E quindi? Sto fuori strada? Sorpresa, è una torta de lumache. Qui è la. Vedremmo la casa di Toriel. Non ve la rifaccio vedere tutta una torta perché l'abbiamo già vista
neutral, quindi questa parte vado un po' spedito. Alla fine la torta l'ha fatta a tutte e due, capito? Non sapendo decidere, come le mamme. Sì, la moglie corda, sì, mi piacciono le lumache. Ok. Lei ha fiutato che noi ce ne vogliamo andare. E quindi ci anticipa. Piala. Bellissimo, bellissimo riferimento. Grazie, Ordinary Bess. Ci ha detto una cosa molto importante. Gli oggetti che noi abbiamo trovato nel gioco, il fiocco e tutto il nostro equipaggiamento, le scarpe da ballo, sono gli oggetti dei bambini, degli altri bambini che sono caduti. Io non lo sapevo, infatti, grazie mille. E praticamente sono poi gli oggetti che noi troviamo, il nostro equipaggiamento, e noi li troviamo nei luoghi dove tecnicamente sono morti gli altri bambini che sono caduti prima di noi nel Monte Ebbot. Piccola curiosità, il Flowey della fine della prima run è anche denominato... voi l'avete chiamato... Omega Flowey. Io lo conoscevo con il nome di Photoshop Flowey, perché sembra fatto con Photoshop male, insomma. Final warning, che è una stecca, vedi dove faccio arriviamo. No, non possiamo. Non possiamo, facciamo questa run da onesti. E che ghost, cioè, non... Che si può, certo che si può. Certo, non prendendo tali danni, speriamo. E vabbè, oh, niente, sono incapace proprio. Ah! Vabbè. Insomma,
Rischio di morire, ragazzi. Qui purtroppo sono appena diventato impedito. No, 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 no. Ho fatto, ho fatto. No. Vabbè, raga, è difficilissimo, cioè. Stop it. Oh, vedete? Un'altra cosa particolare, molto importante per questa run, ma soprattutto per la successiva. I mostri che noi combatteremo, più noi siamo aggressivi, più lo sono loro. Adesso lei ha notato che io non avrei combattuto, i suoi attacchi cominciano a essere non più dei veri attacchi. Vedi? Noi non. Se avessimo combattuto, noi non avremmo fatto così tanti. Non avremmo ricevuto così tanti danni, diciamo. Lei si sta pigliando gradualmente peggio, e infatti adesso se mo gli faccio fight, io do una bomba in faccia. I know we don't have much, but E lei sceglie. Ma tu non sei quello di The Pills? Sì, mi dispiace. Mi scuso con voi. Avreste voluto forse vedere qualcun altro, ma vi tocca così stasera. Toriel ci lascia andare perché si rende conto che siamo dei bambini, non ci può chiudere dentro. Questa run, ve lo dico, sarà emotivamente proprio provante. Non come la prossima sarà proprio una tristezza infinita. E ci siamo. La True Pacifist. Sto facendo la True Pacifist e aiutatemi. Lo dico sempre, ormai non dico solo questo. Però ho troppo paura che tipo arrivo alla fine. Come c'è? Ah, c'è una telecamera. Troppo paura che arrivo alla fine, sbaglio qualcosa e butto tutta la run. Quindi aiutatemi. Quando sto per fare una cazzata, mi stai facendo una cazzata, io magari mi fermo.
in questa run Sans non sarà un grosso problema per noi, fortunatamente. Loro fanno riferimento a quello che abbiamo fatto in altre run, effettivamente. Rispondo a Grusi, guarda, io non l'ho mai fatta la Genocide. So che è difficilissima, non l'ho mai fatta per motivi, cioè proprio emotivi. So che è difficilissima e la farò alla fine della True Pacifist, però per non costringervi a stare a guardare me per ore, per ore, per ore che muoio contro Sans, magari se vedo che alcune battaglie sono troppo difficili, forse magari riprendo alla fine dopo che le ho fatte. Cioè, magari me le faccio per conto mio e poi quando c'ho da fare la diretta la faccio a battaglia finita. Altrimenti c'è la possibilità che voi dobbiate stare a vedere me tipo per 4 ore mentre cerco di fare un boss incredibilmente difficile. Oh, oddio, mi sta scaricando il computer. Grusi, ci vuole una buona ora se grosso modo la sai fa. Se invece la devi, cioè comunque la devi fare da capo. Ci sono delle battaglie, senza spoilerare, ci sono delle battaglie che durano un bel po'. Non solo quella contro lui. Papyrus, che è lo scheletro che ha il sogno di essere nella guardia reale e di cacciare umani, che è il fratello di Sans, che parla in Papyrus, il font Papyrus, Caps, mentre Sans solo minuscolo, Comic Sans, lui sogna di bagnarsi in una doccia di baci tutte le mattine. Bellino, una figura bellissima. Rispondo anche a Trax Cool, sì. È un RPG, però sì, molto particolare. Dovresti o giocarci o recuperarti i miei video sempre tramite Every Eye che sono su YouTube della run precedente. Perché questa run è già un livello, diciamo, superiore. Mamma mia, che freddo. No, non riesco a chiudere la finestra.
Ci dice Ordinary Bess che Sans e Papyrus rappresentano gli emisferi destro e sinistro del cervello, infatti si comportano di conseguenza. Io non posso verificare questa informazione, però c'è da dire che si comportano comunque in modo completamente opposto e potrebbero tranquillamente rappresentare due cose come gli emisferi del cervello. What's up, man? This game good? Faccio qui. Tanto suo padre lo rincontriamo. Rincontriamo verso la fine del gioco. Perfetto, 12 gold, ottimo. Ah, pensa un po', io ho ancora. Ah, ho ancora alcune cose. Allora farò così. Senza senso sta animazione qua. Totalmente senza senso. Rubiamogli qualcosa. Fashion police, me l'ero dimenticata.
È molto importante leggere le... E se io rubo? Oh, 35 gold. No, aspetta, aspetta, la casupola di prima che c'era. Ovviamente la custodia Papyrus. Papyrus scrive in Papyrus, tra l'altro. Doggo, pettiamolo. No, no, perché sei così suspicious? Please don't. Yeah. Lui si fuma gli snack per cani. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. A livello di linguaggio è uno scherzare su tutti gli stilemi degli RPG, per quello diciamo un RPG atipico, no? Dice, attento al segno di stop rosso, però non è rosso, è blu, però te lo scrive prima in rosso, poi in blu e alla fine in giallo. Che c'è su quel cartello lì? Ma certo che nella run precedente io non l'ho poi portato a compimento, questa cosa adesso ci proverò. Ricordiamo questa parte proprio come prima. Non ha dei veri e propri enigmi. Anzi, è esattamente il contrario. Incredibile, eh. Oddio. Oddio.
Effettivamente Papyrus fa un po' la figura del ritardato certe volte, però. Qual è la citazione di Metal Gear Solid? Spiega. Beh, così, cioè, giusto. Arricchite anche me. Dai. Sans cerca di venderci neve fritta come sempre. Questo in realtà ci dà degli indizi sul prossimo combattimento. Ah, perfetto, andiamo a prendere dei gold. Ah. Ci dicono che proprio come succede qui nel primo Metal Gear, una parte si supera seguendo le orme di Merrill. Oh. Uno spacco sto coso, eh. FIFA 18. A posto. Dammi. Ah, perché a secondo di come lo fai. Jumbo. Diamo retta a Papyrus. I famosi spaghetti di Papyrus. Spaghetti sono un modo che ha Papyrus di impedirci di progredire nel gioco, perché lui giustamente dice che se noi siamo occupati a mangiare gli spaghetti non andiamo avanti nel gioco. Però fanno schifo e sono incollati al tavolo, quindi probabilmente non posso mangiarli e né li voglio mangiare.
C'è un matrimonio canino. No. Quale sarà la soluzione? Dove vai, infame, aia. Vieni qua. Lo petto tantissimo per farmi dare dei soldi, immagino, no? No, amore. He was a good dog. Its excitement knows no bounds. It's overstimulated. Critical pet. Adesso mi muore, tipo. Come 7 gold. Ma dovevo... Ah, forse vedi. Dovevo esagerare con il pettamento. Con il petting, quasi direi. Adesso proviamo a riingaggiare la battaglia, vediamo. Ma mi dà più soldi, cioè mi dà più soldi se io lo petto all'infinito. Perché me l'ho pettato una, che ne so, 7-8 volte e mi ha dato solo 7 euro. E vabbè, Doji. Cioè loro non possono credere che mi credono un cane. Sono un cane che coccola altri cani. È tipo un inception de coccole. Sbagliamo, vabbè. Un cane che petta altri cani, ma è incredibile. Yeah! Un nuovo mondo si apre di fronte a noi. Pazzesco. No, li ho mangiati tutti. Li ho mangiati tutti, li ho mangiati tutti. Scusate, perché se no mi congelo.
Eccoci. MasterChef Papyrus, dicevamo. Sì. Dacci, dacci. Vabbè. Dai, faccelo tu, faccelo tu. Farmi dare la soluzione, immagino rovini la pacifist, vero? No, non è vero. Ma come? Cioè, c'ha l'albero, c'ha lo switch, ma che dici? E dove? Ma ce l'ha? Ma pensi... Ecco, sta cosa non la sapevo. Cioè, non la sapevo proprio. Sto gioco veramente non... Ha mille chicchette, mille. Ah, questo è il fantastico. Quello è Metaton, tra l'altro, o sbaglio? È o non è Metaton? Qualcuno può confermarmi se quello è Metaton? Tutte queste regole sono quelle per il prossimo puzzle. Sono delle regole lunghissime e difficilissime che sto skippando, ma dovremmo impararle. Ma cosa? Ah, è lui o non è lui? Allora come insino. È lui o non è lui? Sì, questa è una spiegazione lunghissima del puzzle che adesso... E vabbè. Come al solito, i puzzle non sono dei veri puzzle. Ma questa è Metaton, non smettetela. Cos'è qui? Chi l'ha rotti? Gli Snow Dog. Ah, allora è lui, perfetto, me lo confermate.
Signor Enzino, me lo conferma? Cosa sono i pomeraisins? Poi sono questi doggos. Salutiamo Sandro, il mio assistente delle altre run, che adesso causa studio. Sta alla casa. Ma qui prima, confermatemi questa cosa, qui prima c'era, se non sbaglio, il cane che cercava di fare la scultura di neve con il pensiero. Ah sì, ok, perfetto. Esattamente. Oddio. Oddio, praticamente lui, questo cane ha fatto un cane di neve e lui, essendo molto contento ed eccitato per il suo lavoro, il collo di questo cane, perché sembra che le due cose siano collegate, si è allungato sempre di più finché non si è rotto. Oh. È molto facile. Ci siamo? Cosa c'è qui sotto? Ragazzi, proprio nel punto esatto dove finisce comincia l'altro. È molto divertente questa cosa qui. C'è anche in Re Bibbia questa cosa qui. È una citazione. Cosa? Stumbles blindly. Niente, sbaglio sempre, sono stupido. Ma perché? Aia. Lo devo andecorare, perfetto. E niente, danno. Ah, ok, perfetto. Sono morto. Ossa.
Ok, perfetto. Sono morto, ragazzi, sono morto, è terribile. Terribile. Ah, però mi fa ricominciare da qua, ma allora. Pensavo peggio. Dopo andiamo a Snowdin a imparare la storia di quel mostro, come ci suggerisce Ordinary Bess. Niente, oh, so proprio un... Ma leva un botto, questo perché me leva 4? Lui ha una foto di Snowdrake incollata in faccia. Grazie, caro. Questa è la porta che ho scoperto si apre alla fine forse della Pacifist, ma comunque non c'è niente dentro, c'è solo un cane a terra e degli oggetti da esaminare perché è prende la metafora dello sviluppo di Toby Fox, dello sviluppo del gioco, il suo cameo, diciamo. Maledetto, stai fermo, non mi uccidere. Adesso è excited. E dobbiamo fargli fare delle cose, tipo... Ok, ci giochiamo, ci giochiamo. No. Niente, è proprio un capace. E pettiamolo ancora. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sto anche guadagnando bei soldi. Amore. Sì. Vai Papyrus, ti prego, fallo.
Questa run sto cercando di andare leggermente più spedito, ma semplicemente perché l'altra ci abbiamo messo tantissimo. Tantissimo, quindi. Va bene. Compriamo un pochino di... Ah, ok, no. Correggetemi se non sbaglio, in questo gioco è impossibile, cioè non si possono vendere le cose, giusto? Skippo qua, ma tanto per assicurarmi che non ci siano degli eventi che posso... Solo in uno shop, quello dei temmi, perfetto, grazie mille. Skippo perché altrimenti è lunghissimo. Vabbè, per adesso ci siamo. Lo stick. Ok, grazie mille, gentilissimo. Adesso c'è il dialoghino dello stick. Quindi mi riprendo il toy knife. Item. Perfetto, quindi ho lo stick equipato. Ma poi devo utilizzarlo o no? Ok. Perfetto. È come 80G, ma che è? Ma... Ok. Ah, è vero, ma tanto non ci fa pagare questo, se non sbaglio. 80 euro costa questo. Perfetto. Acquana Liberi c'è un po' della lore del gioco, ma l'abbiamo letta tutta l'altra volta e... è inutile. Brutto sbadigliare in diretta di fronte a 500 persone, lo so, avete ragione, però siamo tutti un po' stanchi a quest'ora. Vabbè,
va bene, c'è altro da fare. Andiamo a vedere l'item, il dialogo con l'orso che ci racconta di quel mostro lì e del Natale nel mondo dei mostri. Che ce frega? Ma invece in realtà è importante saperlo. Sì, è la storia del nemico che abbiamo sconfitto prima. Io procedo. Arrivo, ragazzi. Ok. Il problema, non in questa fight, ma in generale, è che tendenzialmente i mostri sanno che devono uccidere gli umani e gli umani sanno, noi in quanto umani, se si chiamano mostri, non, insomma, non ci fidiamo automaticamente di loro. C'è una sfiducia di base. Però. Non puoi catturarmi. Basta, sto fermo. Ma come? Colonia di ossa. Lui si mette l'acqua di colonia di ossa. Ok. Cioè, la line di dialogo era lui che mi riporta il bastone in bocca. Ma è terribile.
Questi attacchi sono così lenti perché io non sto combattendo, credo. E vabbè, vabbè. Mazza che forte che so. Via 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 via. Vabbè. La host, la original, l'original soundtrack, sì, molto bello. E niente. Guarda se mi devo curare con Papyrus. Bene, mangiamo un ice cream. Via, via. Stupido Corelli. Ok. Niente. Quasi. Però c'ero quasi. Vai, vai special attack. Vai. Però mi ricordavo che era mezzo tosto pure questo, sbaglio. Wow, man. Wow. Wow. Fuck. Cool. Dude. Lo faccio. No. Oddio. Dai, su, non l'ho fatta, basta. Ok. Ma certo, siamo amici. Non siamo neanche usciti una volta e già mai frenzonato, dice giustamente. È così.
Ragazzi, scusate un attimo. Pausa pipì. C'ho una certa età, poi non mi funziona la vescica. Vai, Brian. Intrattieni la gente mentre sto a fare la vita. Ecco qua. Gli spettatori sono scesi perché Brian non li ha intrattenuti. Hai fatto scappare la gente. Ok. Lui ci dice giustamente le prime cose che ci sono servite anche a Neutral. Il nostro scopo è quello di sorpassare la barriera e andarcene a lasciare il mondo dei mostri. E in un certo senso è vero. È un patatone, in realtà. È un patatone. Lui ce la mette molto facile. Ma noi sappiamo dalla run precedente che per passare la barriera tecnicamente dovremmo uccidere Asgore. Quindi. Uscita mi fa morire ogni volta proprio. Cioè lui fluttua nello suo schermo. Eccolo qui. Sì. La parte del date con Papyrus. Sono litigate che si fanno tra fratelli. Sotto il lavello della cucina. Il lavello del... Ah, qui!
Ah, questo è lo. È una piccola easter egg della versione Play 4. Ringrazio di nuovo Ordinary Bess, che a quanto pare è tipo il più grande esperto di Undertale mai vissuto. Sono i programmi di Metadon. Ah, fico! Bello, questo non lo sapevo. Dognate. Eh no, sì, greve, no? Dognate. Doniamo, doniamo. Dogniamo, dogniamo. Come is full? È una cosa un po' alla Isaac. Posso donare solo 1 euro alla volta. Ma per migliorare lo shrine, cioè migliorare lo shrine serve a qualcosa? È una cosa che effettivamente mi consigliate di fare? Cioè, se io torno qua, mo ce posso andare. Vai, dogniamo. Ah, posso arrivare fino a 4, vedi? Ok, quindi è solo un... ok, qualcosa per i trofei. Perfetto, no, non sono un collezionista di trofei, però... Cioè, quindi mo se io torno... C'è stanno spiedino. No, ma perché? Dai, ancora non ho finito. Scusate. C'è un uomo pazzo che balla come uno scemo. Brian, che stai a fare? Ok,
Beh, la parte della detta è uguale all'altra, quindi insomma. Yes. ebbene sì, Papyrus. Mi ti voglio fare da quando ti ho visto. Lo so, lo so. Questa è una palese citazione del appunto dei giochi di dating simulation. Tra l'altro, se non sbaglio, sicuramente Ordinary Bess lo sa. Se non sbaglio, Toby Fox è un bel nerdone, cioè comunque molto appassionato di Giappone, di anime, eccetera, eccetera, perché i riferimenti sono proprio infiniti in Undertale, proprio infiniti. Un po' un weeaboo, appunto. Brian, ma che stai a fa'? Brian sta guardando Undertale. Ok, lui aveva gli spaghetti sotto il cappello, però. Pensate un po' a cosa ci ha regalato. Degli spaghetti. Bellissime anche le piccole descrizioni. Guarda, gli spacco la testa con l'apprezzamento. Adesso si denuda, no, non lo fa. Ecco qua. Ci ha dato due de picche. Ci ha dato due de picche per l'ennesima volta. Sì,
Sì, la passione che noi abbiamo per Papyrus è troppo grande, troppo enorme. Che boh fa. E questo è il modo in cui noi ci facciamo amici, Papyrus. Dovremmo farlo per tutti gli altri personaggi. Io l'altra volta ho ucciso Undine. Ho ucciso parecchia gente. Ho ucciso quasi tutti, così. Grazie, grazie, grazie. Brian, dove vai? Speravo in uno skeleton in the closet, ma non c'è niente. Quanti soldi ce l'ho? C'erano 189, dai. Dognate, dai. Una foto dei Papyrus, ok. Scusatemi. Non voglio sbadigliare così tanto, ma ho sveglio molto presto stamattina. Alle 11. Bene. Proseguiamo. Proseguiamo, che ora è? Ma sì, un'altra mezz'ora possiamo andare avanti, probabilmente. Adesso c'è un date anche con... anche con Sans. Andiamo, andiamo, Sans. Come al solito mi ha messo il pallone scorreggione sullo sgabello.
Scusa se schippo qua, ma è praticamente uguale a quella precedente. Sta raccontando di come Papyrus ha cercato di entrare nel corpo delle guardie e sempre fatto un po' la roba alla Fight Club, è semplicemente rimasto fuori da casa di Undine per un sacco di tempo. Eh sì, conosciamo, non è l'Echo Flower. Esattamente. Non ho mai capito perché qua lui svia il discorso sull'Echo Flower quando è palese che stia parlando di Flowey, però. Sansa c'ha sempre questo ruolo un po' da tutore nei nostri confronti. Cioè lui si raccomanda continuamente che noi siamo bravi, che noi siamo buoni. Anche perché se noi non fossimo buoni, è lui che dovrebbe intervenire, senza darvi troppi spoiler. Bene, io direi di andare avanti un altro poco, che ore so? Sono le 11. Fino a 11 e mezza direi proprio tranquilli. Fammi adesso. Io mi comprerei altri oggetti curativi perché non si sa mai. Vedi, Ordinary Bess come al solito risolve il problema. È Flowey che suggerisce agli Echo Flowey. Sì. Flowey suggerisce agli Echo Flowey. Che suggerisce agli Echo Flower cosa dire. Ed è capitato che. Li faccio così ma perché ho i moschini. No, perché so pazzo. Ed è capitato che evidentemente Papyrus. Sansa ha cercato di metterci in guardia perché Papyrus ha effettivamente ascoltato dei messaggi strani provenire da questi Echo Flowers. Ok. Io la Manly Bandana la prenderei a questo punto. No, però prima Sansa faceva riferimenti agli Echo Flower. E io infatti non capivo che c'entrava Flowey e tu me l'hai chiarito. Ok, io direi di prendere questo. Bene, procediamo.
Aia. Perfetto. Ah, perfetto, ok, quindi ho buttato i soldi praticamente. Ok. Perfetto. Sotto c'era un cartello che diceva di controllare dietro la cascata. Ok. Perfetto. Sbagliato, meno male. Fammi i danni. Madonna, quanti danni mi fa? Perfetto. Per fortuna li faccio in maniera un po' più spedita. Sì, lo so, però... Bah, guarda, meglio che non colpi... meglio non colpirli. Lo so che bisogna ucciderli, anche perché alcuni, una volta che gli hai tolto 3/4 di vita, puoi risparmiarli. Sì.
Ok. Perfetto. Yeah, ci siamo. Ah, mi sono tolto, come fa? Come fa? Ah, ahia. Manco mi posso curare, vedo. Fossa, stai determinato, va bene, lo accetto, però sto fatto che non ti fa ricominciare al save point, non mi piace tanto, eh. Odio un pochino i giochi con il checkpoint un secondo prima del combattimento, e no, ragazzi, è mica Uncharted, su. Mi ha preso uguale, ma fa. Curiosità per ordinare i best, sicuramente lo sa. Ma il fatto che non mi ha fatto ricominciare dal save point, ma da immediatamente prima del combattimento, una roba di Play 4 o c'era anche su PC? Perché su PC io mi ricordo che dovevi ricaricare il salvataggio, che magari non era proprio prima del combattimento. Ammetti che ti eri scordato, niente. Problemi tuoi. Ah, ok. Ah, che ci stanno a fare i punti di salvataggio. Vabbè. Ah, è solo in alcune parti particolari, se no tendenzialmente devi ricominciare da là. Questo è il telescopio con l'inchiostro. Vediamo qui chi c'è. Perfetto. Ma sì, compriamo. Vedi. Crevi l'avarizio. Ah, tra l'altro io nella run precedente non sono andato al villaggio Tammy.
No, che onta, che onta. E adesso ci andrò. Evidentemente uno dei bambini uccisi dal re era una ballerina perché c'è il set delle scarpette col tutù. Allora mi cambio davvero, no, mi tengo, mi frega. Allora, vai. Ah no, devo sta fermo, non funziona. Però non devi sparare giù, maledetto, come faccio? Vai. Tantissimi attacchi si possono vedere solo in Pacifist, perché altrimenti non è proprio modo di vederli. Vai, usiamo sto Ice Cream, dai. I mostri hanno il potere di prendere le anime degli umani ed è esattamente quello che succede alla fine della Neutral, no? Ci racconta che il figlio di Asgore assorbe l'anima del ragazzino per tornare indietro. Vabbè, sì, ho capito. Anche in questa run c'è questo sogno dei mostri che finalmente raggiungono la libertà e possono vivere nel mondo come gli umani. Anche loro hanno dei sogni comunissimi.
Aia. Perfetto. Questo è il piano con il quale devo fare cono gelato. No. Madonna, pure a memoria, quanto so forte. Questo lo lascio qua, c'ho il... Annoying dog. Se uso l'annoying dog che mi sono trovato nell'inventario qui, lui. Ok, perfetto. E che cosa mi è rimasto? Dog residue. Vabbè, non torno indietro a metterlo alla statua, non penso ne serva a qualcosa. No, fermo, torna indietro! Hai rovinato la pacifist. Dai, andiamo, mostro orripilante. Lo so, lo so, lo so, i fiori di cui parla adesso Asgore sappiamo che sono i fiori del giardino dell'umano originale. Dell'ultimo umano che è caduto qui prima di te. Vengono descritti alla fine della Neutral, no? Lui vuole tornare al suo villaggio per vedere questi fiori, che poi sono i fiori che coltiva Asgore. Il discorso qual è? È che se l'umano non fosse morto e se non avessero tutti l'idea che l'aveva ucciso il figlio di Asgore, magari ci sarebbe stato un riappacificamento tra gli umani e i mostri. Però questa cosa non può accadere. E quindi i mostri sarebbero potuti tornare in superficie. Ricordatevi che ai mostri di base interessa
andarsene dai sotterranei, perché insomma vivere nei sotterranei è un po' tipo brutto, no? Non, cioè, non, non ho mai vissuto nei sotterranei, però immagino sia brutto. Dai, no. Ya, vabbù, ya. Qui dicono appunto che gli umani avevano paura del potere dei mostri, per quello hanno attaccato. E non. Cioè, questa battaglia pare sia nata proprio a causa dell'invidia degli umani. Paura. Paura vera. Wow. Posso manco mette pausa. Ok. Questo, ripeto, se qualcuno può confermarmelo, dovrebbe riferirsi non al nostro personaggio, ma all'umano prima. Ah, mo c'è sta la fight col manichino di Obrando. Grazie, ordinari Bess. Ma quindi io non ho mai capito una cosa. Chiarifichiamola per una volta. Fossa, il nome che noi diamo al nostro personaggio, non è il nome del nostro personaggio, ma è il nome di quello prima, giusto? O qualunque nome gli si dà. Ah, già, già, già.
Il nome del personaggio che controllo adesso ce lo dice, ce lo dirà alla fine di questa run. Ok, capisco. C'abbiamo Ultra Mario 64 che è l'anima della Genocide. No, adesso stiamo a fare la pacifista. Non posso uccidere tutti. Mi dispiace. Vorrei. Vorrei. Ultra Mario, we're playing all the routes, all the runs. Right now we're doing true pacifist. At the end of true pacifist, we're gonna do genocide. So just stay tuned. Not, like in 1 week or 2 weeks, we're gonna do genocide. And we're gonna kill everybody. Don't worry. We're gonna kill every character in the game. Everyone. Allora, questo come si faceva? Talk, talk. No one is happy with... Futile. Ultra Mario ci pone una questione importante. Effettivamente io ho scelto questa successione perché la trama acquisisce sempre più strati, sempre più strati. La Genocide è effettivamente la run più completa dal punto di vista della trama. Infatti molti pensano che siano la true route. Ma sa che clothing store perché c'è il manichino. Sono uscito a piedi. Dai! Team! Dai, dai, dai. Ok. No, no, ma sta progredendo, devo... Lo faccio colpire da solo. Proviamo comunque.
No. No, no, no. Damn. Sfiga, Madonna. Vai, 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 ce la possiamo fare. Uno ho preso, due ho preso, ok. Perfetto. Che te fai nell'attack? Che te fai nell'attacchi? Ah. Mamma mia! Vai! Sempre il coltello di Dio Brando. Che io ho tatuato, tra l'altro. Adesso vi faccio vedere questa piccola cosa. Fatto questo tatuaggio un anno e mezzo fa. Qui c'è scritto Zawarudo. In onore, ovviamente, del villain più importante della storia dei fumetti. E intanto ci viene in aiuto. Ma quale so? 38. Tra po' finiamo, eh? Perché sì. Magari se riesco arrivo al villaggio dei Temmi. Ah no, ma mo c'è la parte con Abstablock. Oh no! Ok. Ma questa casa qui si apre in qualche modo, non mi ricordo. C'era una chiave a un certo punto, se non sbaglio. Quella accanto a casa di Napstablock. Ah sì, è vero, è l'ex casa di Methadone, è vero, perché si trova una chiave a un certo punto, no? Dopo il core, mi sembra, sì, a un certo punto si trova una chiave, bisognerebbe backtrackare fino a quella... Vabbè, lo facciamo in questa run. Non adesso, comunque, lo facciamo dopo il core. Perfetto. Scusate, devo sdraiarmi sul pavimento a flippare con la musica di Napstablock e poi finisco lo stream. Per forza. Bellissimo. È la mia parte preferita di Undertale. Quanto è bello sto pezzo. Quanto poco senso c'ha sta cosa. Però
Però credo che il date con Undine lo devo fare subito dopo che ho. Subito dopo la fight con Undine, no? Cioè, quella mi conviene farlo lì. Tornare a casa e fare. Perché io quella una volta me la so persa. E da quando me la so persa, ho rosicato, ho deciso che l'avrei fatta subito. Sentiamo un po' di. Questa è casa di Undine, però adesso non ci posso fare niente. Aspetta, chiamiamo Papyrus. Ok, quindi non adesso. Devo prima probabilmente diventare amico di Undine. Che cos'è questa cozza? Ma sta cosa c'era? Sta cosa non c'era. No, no. Susie. Cosa mi. Non me la ricordo. No, lo so che non avrò la chiave, però almeno poi torno. Ci torno dopo. No, la torta non c'era, infatti. Che vuoi? Che vuoi? Ma smetti di darmi fastidio. Allora, adesso io velocemente mi rifaccio tutti questi dialoghi per evitare di non triggerare alcune cose. Qui ci spiega il gioco praticamente, ci dice che noi possiamo essere sia il. È un PC random che appare solo un short. Ah sì, il valore del fan, sì. Sì, questa cosa l'ho letto anch'io, alcune cose. Hanno una probabilità maggiore o minore di apparire in base al valore del fan, ma non è un valore di cui ci dobbiamo occupare adesso, credo. È un po' complicato il discorso del fan. Dicevo, lui qui ci spiega la profezia, per cui dice che noi dobbiamo essere, saremo o i salvatori del mondo dei mostri o coloro che lo condanneranno, insomma. No, sì, esattamente, il fan value non determina solo alcune cose che accadono nel gioco, ma non cambiano l'esito della run. Cos'è? No, Temmi, no! Dai!
i Temmi sono questi canetti terribili e totalmente pazzi che hanno un loro villaggio nel gioco. Tra l'altro ho scoperto alla fine dell'altra run che sono una creazione, non di Toby Fox, sono una creazione di un altro character designer che insomma, li ha utilizzati nel gioco insieme a con il benestare di Toby Fox. Vabbè, dai, su. Aia! Lasciami stare. No, è pure più lento. Aia. Ah, perfetto, ok, perfetto, perfetto. Dovevo semplicemente non abbracciarlo. Brian, adesso ti caccio di casa, eh. E qua? Ah, si passa da sopra, mi sa. Ah, ecco qua. Ok, ho appena raggiunto il villaggio dei Temmi. Ragazzi, e dal villaggio dei Temmi io sono distrutto. Abbiamo fatto quasi mezzanotte. Mo Fossetti mi sgrida. The Temmi Nation. Vado a vendere gli oggetti. No, non posso vendere niente, ma semplicemente perché non ho item da vendere. Io salvo. A posto. Raga, come al solito, abbiamo resistito quasi in 500 fino a mezzanotte, grazie mille. E sto andando un po' più veloce, meno male, perché l'altra è durata un bel po'. La prossima volta non credo che finirò la Pacifist, comunque andrò un bel pezzo avanti. Ci vediamo lunedì. Ogni volta che faccio gli stream parlo troppo e mi viene il mal di gola. Ci vediamo lunedì alle 18 per la prossima parte dei Pacifist. Quindi Undine, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie ancora, tra l'altro, per tutti i consigli e gli aiuti. Grazie mille. Buonanotte, fate i bravi. Fate i bravi. Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì.